giovane, nudo, sorridente. Il Giovanni Battista di Caravaggio si stende sulla pelle di pecora, si rivolge allo spettatore, abbraccia il montone, poi vedremo perché, e sorride. È un momento gioioso nella storia della religione. È qualcosa di nuovo che Caravaggio fa in questa rappresentazione dei santi. È un momento in cui il Battista adolescente prefigura e annuncia la salvezza. Ecco quindi che Caravaggio, al posto del tradizionale simbolo di Giovanni Battista, la pecora o l'agnello, mette il montone, perché il montone è l'animale del sacrificio e lui abbraccia il sacrificio di Cristo, annuncia la passione, ma annuncia la redenzione, la capacità di redimersi, la salvezza per tutto il genere umano. Un santo nudo, che perché deriva dai nudi della Sistina, dal nudo del corpo, della nostra nudità di fronte al mistero di Dio, al sorriso di Dio. Bueno, un original siempre es muy importante y tener un original de un artista como Caravaggio, que ha sido uno de los artistas probablemente con mayor influencia en el arte del barroco, pero también arte contemporáneo. No hay que olvidar que el barroco es mucho más que un periodo, viene a ser casi una suerte de estilo y de tratamiento del tiempo y de la luz. Y en ese sentido Caravaggio es un referente de ese periodo, el primero, el barroco, el del naturalismo.